Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un'altra parte della mia guida in italiano di Pokémon Horror Gold. In questa parte supereremo la gota di Iglet e arriveremo a Plumbeopoli, dove inoltre in quella città incontreremo il nuovo capopalestra, che sarebbe Brock, e sfideremo anche lui. La grotta di Iglet è molto semplice da superare, ma come possiamo vedere ci sono punti in cui utilizzare la mossa scala roccia per permetterci di trovarci delle Pokéball. Dunque, adesso che siamo usciti dalla grotta di Iglet, siamo quasi arrivati, ci basterà utilizzare ancora una volta la mossa taglio. E una volta aver utilizzato la mossa taglio siamo praticamente arrivati. Eccoci qua a Plumbeopoli. Ci sono due o tre cosette da fare a Plumbeopoli, anzi più che altro una che è importante, vabbè due col centro Pokémon. Una di queste cose è dirigerci dove possiamo trovare questo vecchietto e dobbiamo parlarci insieme, perché è lui che ci darà l'ala d'argento, che sarebbe l'altra penna, piuma, che ci permetterà di andare a catturare Lugia, cioè il Pokémon che in Horror Gold non si dovrebbe trovare. Comunque, adesso, dopo aver preso quella penna, andiamo a ricaricarci nel centro Pokémon e dopodiché ci dirigeremo nella palestra di Brock. Ricarichiamoci, come avevo detto, alla squadra. Ecco fatto. E ora possiamo andare. Perfetto, adesso usciamo dal centro Pokémon, prendiamo la nostra biciclettina ed eccoci praticamente alla palestra, perché si trova subito sopra il centro Pokémon, ma ci sarà una piccola strada dato che è bloccata dagli alberi. Nella palestra di Brock incontreremo soltanto due allenatori, cioè praticamente i scagnozzi di Brock sono soltanto in due, quello lì è il minore dei problemi. E adesso aspettate, cambiamo un attimo Pokémon e mettiamo Gyarados per primo, perché un ottimo allenamento per Gyarados è proprio questa palestra. Adesso quel che dobbiamo fare è sfidare anche l'altro allenatore. E dopodiché praticamente siamo arrivati a Brock, ci basta salire queste scale e possiamo far partire la sfida contro di lui. E una delle cose che ci dirà è che i Pokémon che uso sono Pokémon di tipo roccia. Vabbè, facciamo comunque partire la sfida adesso. Bene, ecco Brock che non apre mai gli occhi nemmeno qui nel gioco. Comunque il primo Pokémon che manda è Graveler a livello 51, che è Pokémon di tipo roccia e di tipo terra. Quindi con Gyarados utilizzo la mossa Dragodanza, così da aumentarmi sia l'attacco che la velocità. Graveler utilizza Frana, che mi toglie meno di metà vita, e adesso con Gyarados posso utilizzare la mossa cascata, che è super efficace, e Graveler ovviamente viene fatto fuori in un colpo solo. Il prossimo Pokémon che verrà mandato in campo è Omastar. Omastar è a livello 53, è sia di tipo roccia che di tipo acqua. Comunque per fortuna gli ho tolto più di metà vita, in più l'ho fatto tentennare, quindi con cascata la riutilizzo per due volte di fila e sconfiggo facilmente Omastar. Il prossimo Pokémon è Kabutops, a livello 52, anche lui è di tipo roccia e di tipo acqua. Ovviamente anche contro di lui utilizzo la mossa cascata, per fortuna tentenna anche lui, e dopo due cascate lo metto KO. Il prossimo Pokémon che verrà mandato in campo è Rhyhorn, a livello 51. Lui invece è come Graveler, cioè di tipo sia roccia che di terra, quindi con una cascata viene messo KO in un colpo solo. L'ultimo Pokémon invece, che è un povero Onix, a livello 54, anche lui roccia e terra, con una cascata viene messo anche lui KO in un colpo solo. Bene, abbiamo sconfitto Brock e quindi abbiamo ottenuto una nuova medaglia. Allora, la medaglia che abbiamo ottenuto è la medaglia Sasso, e in più riceveremo una MT, che sarebbe la mossa Frana. Allora, la MT sarebbe la numero 80. Bene ragazzi, un'altra parte della mia guida italiana di Pokémon Horror Gold è finita, spero che vi sia piaciuta, votate, commentate, iscrivetevi e attendete la prossima parte. Ciao ragazzi, un saluto.